Ehi tu, vuoi essere salutato nel prossimo video? Lascia un mi piace sotto questo video, iscriviti al canale, attiva la campanellina e commenta questo video con hashtag salutami. Bella a tutti ragazzi, verditi, oggi siamo ritornati a una nuovissima top. Oggi però ragazzi siamo... Ma non ho suonato la porta. Sì, però se... Non va a aprire nessuno, non va a aprire nessuno. Qualcuno dovrà pure andare ad aprire, no? Aprite! Non va a aprire nessuno, devo andare io. Raga, è arrivato un pacco da Amazon. Però che ogni volta che mi arriva un pacco devo per forza fare lo scemo. Ormai lo sapete benissimo. Solamente ora per l'intro voglio 300 mi piace. Allora raga, praticamente è arrivato questo pacco qui da Amazon e adesso lo andiamo ad aprire. E questo qui è un video unboxing. Mi raccomando, se avete visto la prima parte continuate a vedere il video. Allora, apriamo il pacco che tra l'altro è durissimo. Che poi è un pacco enorme, cioè what the fuck. Magari mi hanno messo una scorreggia di minchia, però va bene. Ok, ci siamo. Sta cosa però è bellissima perché puoi farla scoppiare. Basta. Olè! Ecco qui la tastiera meccanica della Klim. A me con la Klim ci collaboro da tantissimi mesi. Mi fa piacere comunque ancora continuare a collaborare con loro. Questa qui è una tastiera meccanica Klim Domination. Eccola qui, tastiera meccanica Klim Domination. Adesso andiamo ad aprire. Io ho sempre desiderato avere una tastiera meccanica e finalmente grazie alla Klim adesso ce l'ho. Quindi togliamo questo coso qui, che tra l'altro conserverò perché è bellissimo. Lo scatolo, raga, è fantastico. C'è proprio quella marca qui, Klim. Comunque trovate tutto in descrizione. Ed è veramente fighissimo. Ora però il problema è aprirlo. Si apre da questa parte. Olè. No, raga, è fighissimo, eh. Eccolo qui. Addirittura con i cosi. Cioè, raga, veramente è un'azienda con i controcoglioni, ve lo posso garantire. Il filo, tra l'altro, è bellissimo. Ora vi faccio vedere tutto. Questa qui è la tastiera. No, raga, raga, non potete capire. Non potete capire. Vabbè, togliamo queste cose qui. Le buttiamo via. Il filo, raga, guardate quanto è figo. Cioè, aspetta, ora me lo metto a fuoco. Cioè, praticamente è bello. Cioè, raga, è fighissimo, è fighissimo. Togliamo qui questa cosa. E mamma mia, raga. È bella, di bella è bella veramente. Eccola qui. Raga, non potete capire. Raga, non potete capire quanto sto facendo le cose zozze in questo momento. Qui c'è la marca Klim. Madonna, che bello! Togliamo queste cose qui. No, vabbè. Cioè, non è tipo carta, è tipo una cosa che... Raga, fidatevi. Se dovete prendere questa tastiera, prendetela perché comunque è una figata. Cioè, già le tastiere meccaniche sono una figata. Poi comunque, avete visto, no? Cioè, ve la mandano bella. Me l'hanno mandata dopo una settimana e passa. Però comunque, raga, con i controcoglioni, fidatevi di me. E non lo dico perché comunque sto facendo sta cosa qui e allora devo per forza parlare bene, no? Sti cazzi. Faccio vedere ora la tastiera che praticamente avevo prima, che utilizzo adesso. Però ora che mi è arrivata questa qui, ciao ciao. Questa qui, raga, è la tastiera che comunque utilizzo, cioè ho utilizzato fino adesso. Non è meccanica, non è nulla di che. Si poteva solamente cambiare i colori. E adesso la andiamo a cambiare. Oddio, raga, che figata. Adesso questa qui tanto fatemela togliere. No, raga, non potete capire. Non potete capire. Intanto fatemi un attimo aggiustare questa qui. Raga, non potete capire, guardate. Guardate, l'ho messa ed è fighissima. Però sapevo tipo un trucchetto per cambiare colore. Allora, praticamente ho fatto questa cosa qui. Vado ad esempio a scrivere E, B, N, M e si illuminano. No, raga, è una figata. È una figata. Raga, guardate addirittura cosa ho messo. Cioè, praticamente scorrono le luci
qui per tutta la tastiera. Ah, guardate questo qui invece, devo scrivere, faccio tipo così e si illumina e poi si tolgo. No, raga, raga, è veramente una tastiera con le contropalle, cioè ve lo posso dire, è fighissima, è veramente molto molto figa. Niente, vi ringrazio per aver visto questo video, ovviamente se vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao.